Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con le Planet News. Prima di iniziare, oggi in versione The Witcher, iniziamo subito, mettiamo subito la sigla. Il nuovo titolo di Batman, sviluppato appositamente per il sensore della realtà virtuale di Sony, il PlayStation VR, sembra che durerà appena 3 ore. Nel momento in cui, oggi mi vedete in versione The Witcher, nel momento in cui acquisterete questo titolo, cercate di spolparvelo per bene, quindi guardatevi tutto, i guanti, state lì 2 ore a guardarvi Batman, così, perché durerà pochissimo. Questa è una scelta abbastanza strana da parte degli sviluppatori. Bisogna vedere il prezzo di lancio di questo titolo, che durando solo 3 ore si dovrebbe attestare intorno ai 29 euro secondo me. Una notizia pessima: Call of Duty Modern Warfare Remastered richiederà il disco di Call of Duty Infinity Warfare per essere giocato, per quanto riguarda la versione fisica ovviamente. Questa è una scelta che mi fa ridere tantissimo, ma non rido, perché Activision sa che il suo nuovo titolo non regge il confronto con il Remastered e quindi obbliga l'utente ad acquistare e a mantenere il gioco per continuare ad usufruire di Call of Duty 4 Remastered. È una scelta stranissima dal punto di vista del marketing, perché è proprio evidente questa cosa. Io spero che questo Remastered un paio di mesi dopo venga venduto anche singolarmente, perché è un'ingiustizia per chi vuole giocare solamente a quel gioco, che deve obbligatoriamente acquistare addirittura la Legacy Edition, che costa 20 euro in più della Standard Edition. Voi dite, ma 20 euro a un gioco in più. Ok, sì, ma se io quel gioco ad esempio non lo voglio, no, non lo voglio di prendi la Standard, cazzo, stavo dicendo. Però è una rottura di balle se io non voglio Infinity Warfare e voglio Call of Duty 4 Remastered. Quindi vedremo, secondo me molto probabilmente questo gioco verrà venduto anche singolarmente a Natale, già intorno a Natale, gennaio ci sarà l'annuncio secondo me, quindi staremo a vedere. In settimana era uscita una patch correttiva per quanto riguarda Fallout 4 che è stata subito ritirata da parte di Bethesda. Voi dite perché? Perché questa patch andava in conflitto con le varie mod e quindi Bethesda, la software house, ha deciso di ritirare una patch. Stiamo cadendo sempre più nell'assurdo. Rinvii di giochi, patch che vengono ritirate, cioè le patch che vengono ritirate. Ma qualcuno le testa queste sande patch? C'è qualcuno che le testa prima di farle uscire? Le testi con le mod, funzionano, ok, demogli ok, spediamola a Sony e Microsoft che li pubblicano. Sony no, perché non ha le mod. Anzi, però adesso arriva la news. Quindi è una situazione abbastanza imbarazzante per quanto riguarda Bethesda, che comunque farà uscire la nuova patch, stavolta corretta e rivista, in settimana. Restando in tema Bethesda, come parlavo prima delle patch, ce l'abbiamo fatta! Sì, ce l'abbiamo fatta! Sì, Sony, Microsoft, per essere imparziale, così non mi accusate di console. Bethesda ce l'ha fatta, lancerà le mod anche su PlayStation 4. Se ne sono usciti con un tweet dicendo: ah, non è. Intanto mi bruciano le braccia. Non è stato possibile se Sony non fosse stata con noi. Ok, ma secondo me c'erano degli inciuci. Secondo me che Bethesda non voleva supportare la nuova console di casa Sony. E Sony gli ha detto: ah, non supporti la nuova console, e io mod non te ne faccio uscire. Infatti, guarda caso, con l'annuncio del supporto alle mod per PlayStation 4 è arrivato anche l'annuncio che sia Skyrim che Fallout 4 supporteranno il 4K di PlayStation 4 Pro. Quindi l'importante è che ci siamo riusciti. Skyrim vanterà le mod già al lancio, Fallout le riceverà entro Natale, si vocifera. Quindi vabbè, l'importante era questo. Secondo dei rumors, Mass Effect Andromeda potrebbe uscire il 21 marzo del 2017. Aspettate che controllo. Sì, 21 marzo, cioè un controllo in diretta. 21 marzo del 2017, quindi è quantomeno imminente l'uscita del nuovo Mass Effect, che promette tantissimo dopo le immagini viste al PlayStation Mythic. È slegato, ma ha elementi del vecchio Mass Effect, il giusto compromesso per una nuova trilogia. Ora bisogna vedere se è stato curato come la vecchia trilogia, quindi comunque a breve ne sapremo di più, quindi l'annuncio, la data dovrebbe arrivare a breve. Questo è un leak di un rivenditore che si è fatto sfuggire questa data.
E tutti conosceranno il caso del Samsung Galaxy Note 7 che esplode, è stato ritirato dal mercato, adesso verrà rilanciato. Bene, alcuni ragazzi hanno deciso di fare una mod divertentissima su GTA 5 e inserire appunto il Note 7 come arma. Quindi se lanciate il Note 7 contro una macchina, questa macchina esploderà. Quindi è una vera e propria granata, una birbanteria, una fesseria, comunque una mod molto, molto divertente che scherza su questo disastro di marketing e finanziario di casa Samsung. Voi avete prenotato il Note 7? Voi avete buttato il Note 7? Vi è esploso il Note 7? Scrivetemelo nei commenti. Secondo un rivenditore taiwanese, taiwanese mi sembra che fosse taiwanese questo rivenditore, Crash Bandicoot Remastered, che includerà i primi tre capitoli della saga più famosa, una delle saghe più famose di tutti i tempi di videoludi, uscirà a febbraio e il prezzo indicativo sarà di 49,90 euro. Ora voi dite, ma 49,90 euro per tre giochi di 20 anni fa? Sì, perché secondo me questi non verranno semplicemente rimasterizzati in alta definizione, ma verranno rielaborati con un nuovo motore grafico, diciamo una sorta di Unreal Engine rinnovato, quindi nuovi poligoni, perché ovviamente Crash aveva 10 poligoni, era tutto spigoli, non puoi riproporre un gioco del genere su PlayStation 4. Quindi verrà rimodellato completamente, quindi ci sta, secondo me 49,90 euro ci può tranquillamente stare come prezzo di lancio di questa remastered. Staremo a vedere se la data si rivelerà vera. Purtroppo rimaniamo in temi di rinvii, 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 sempre rinvii. Gravity Rush 2 è stato rinviato al 18 febbraio del 2017 e, per scusarsi, Sony ha deciso di regalare tutti i bonus che erano legati al preordine. Io secondo me queste robe non bastano perché sono sempre dell'idea non annunciare la data di un titolo fino a quando quel titolo non è pronto. Cioè non è pronto non significa che hai il dischetto in mano, non è pronto significa che semplicemente devi solo ottimizzare e limare gli ultimi dettagli. Perché ci sono tutti questi rinvii? Ma anche su giochi stupidi, perché cioè questi sono giochi, non sono titoli AAA. Quindi io spero questo trend finisca, deve finire. Una buona notizia per tutti i fan della serie Uncharted, come sapete è uscita l'Uncharted Collection, Nathan Drake Collection, che comprende tutti e tre i capitoli. Non so perché la chiamino Nathan Drake Collection se non include neanche The Golden Abyss, il titolo che è uscito per PlayStation Vita, chiamala semplicemente Trilogy Collection, eccetera, cioè non Nathan Collection, perché sennò devi includere anche quello. E comunque i tre titoli saranno fruibili anche singolarmente a partire da novembre, quindi se un titolo specifico fa cagare o ve lo ricordate troppo, in modo troppo nitido nella vostra mente, non l'acquistate, li acquisterete singolarmente. Quindi i prezzi ancora saranno da rivelare, molto probabilmente verranno lanciati con un prezzo indicativo di 19,90 euro a titolo, secondo me è quella la cifra giusta per The Remastered, quindi staremo a vedere. Ultima news, secondo Michael Patcher, famoso analista, il nome PlayStation 4 Pro è il nome perfetto per la console di casa Sony, diciamo l'upgrade della PS4 di casa Sony. Perché appunto, secondo il famosissimo analista, se l'avessero chiamata PlayStation 4 Neo si sarebbe accaduto di nuovo il caso Wii U. Che non sapevano se era una Wii differente, se era una Wii successiva, precedente, eccetera, mentre Nintendo avrebbe dovuto chiamarla semplicemente Wii 2. Quindi PlayStation 4 Pro è il nome corretto per la nuova console di casa Sony, che fa capire proprio che è un upgrade e non è una console nuova. Ok ragazzi, le news della settimana finiscono qui, io spero che questa puntata vi sia piaciuta, lasciate un bel mi piace come sempre, commentate sotto con le notizie che vi sono più piaciute in particolare, e iscrivetevi al gruppo Telegram e iscrivetevi alla pagina Facebook, mi raccomando, è importante. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti! Secondo dei rumors, Mass Effect... Ma... Beh... 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 Beh...